Finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Io sto molto bene, carissima Anna Paola. E tu? Abbastanza bene. E sarà l'effetto di questa estate che ormai sì, è praticamente iniziata. Oggi poi sono molto curiosa. Sì, perché oggi veramente abbiamo un ospite che ci fa particolarmente piacere avere con noi, sì, anche sì, perché certe cose vanno dette sui tetti, vero Anna Paola? Sì. Sì, sì, questo è detto non a caso. Questo è detto non a caso perché una rete, esiste una rete di associazioni che si chiama proprio Ditelo sui Tetti, insomma, che organizza addirittura un festival, il primo festival dell'umano tutto intero. E noi abbiamo Domenico Menorello, che appunto fa parte di questa rete di associazioni. Benvenuto Domenico. Benvenuto da noi Domenico. Buongiorno cari amici, mi fa molto piacere essere con voi, immagino il magnifico mare di Pescara, il vostro magnifico sì, litorale, con molta invidia, vi auguro una buona estate. Grazie di aver accettato soprattutto il nostro invito, perché questa iniziativa ci incuriosisce parecchio. Io prima ho citato il titolo del festival, no? Il primo festival dell'umano tutto intero, però forse addirittura è ancora più interessante il sottotitolo, Anna Paola, di questa iniziativa che si terrà dal 18 al 19 giugno, ed è questo: figli di quale uomo nel cambio d'epoca? C'è un punto di domanda, Menorello, come mai? Sì. Beh, grazie per aver attirato l'attenzione sul sottotitolo, su cui ancora non ci si è soffermati abbastanza, ma in questo sottotitolo c'è un po' tutto il senso della questa così bella avventura della compagnia che si è formata in questi ultimi anni fra tante associazioni, ma è una compagnia totalmente aperta, che si sono assieme aiutate e si stanno assieme aiutando a domandarci quale idea di uomo ci sia sotto tante pretese, diciamo così, della mentalità dominante e spesso sotto tante pretese anche delle nuove leggi che da almeno 10-15 anni si affacciano sia in Italia che in Europa. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a tanti temi che 20 anni fa, 30 anni fa, manco si sarebbe sognati di dominare, ecco, citiamo alcuni, questa idea che si possa compravendere una donna che aspetta un bimbo e il relativo figlio, questa idea per cui il sesso sia una scelta, questa idea per cui si chiede la possibilità di che addirittura lo Stato consenta la tossicodipendenza, fino ad arrivare a queste nuove frontiere del possibile transumanesimo di sostituzione dell'umano da parte di macchine o sistemi apparentemente perfetti, che come diceva il poeta inglese, talmente sogniamo un mondo talmente perfetto che non è più necessario essere buoni. No, ecco, diciamo che ci è sembrato che tante questioni di cui si parla tutti i giorni, abbiamo visto anche ieri, al G7, questa polemica sul presunto diritto di aborto. Ecco, come mai c'è questa insistenza su una serie di temi che potremmo chiamare anche etici, ma che forse è riduttivo chiamare etici, perché siamo, come ci avverte con molta intelligenza Papa Francesco, in un cambio d'epoca, cioè in un momento in cui non abbiamo più riferimenti etici immediati, non ci dice niente, è vietato, si può, non si può. Non esistono più i riferimenti etici, non che non ci sono, non esistono. Io uso questo termine perché veramente... È corretto Anna Paola. Perché noi spesso usiamo, come diamo per scontato alcune cose, no, ma ha ragione il Papa, il cambio d'epoca vuol dire che semplicemente queste parole non significano più nulla. Allora il tentativo è dire, benissimo, nessuno scandalo, nessuna cosa, andiamo a capire
di quale uomo stiamo parlando quando si dice che è giusto che uno possa andare a comprarsi un figlio da una donna? Ecco. E scaviamo un po', troviamo sotto questa idea per cui l'uomo sarebbe, sapete quel mito di Prometeo, no? Che vuole rubare il fuoco agli dei, cioè sì. Si fa Dio, si vuole avere tutto, vuole possedere tutto, e il suo valore è solo nella cosiddetta autodeterminazione, cioè se io posso fare quel che voglio, valgo, se non posso fare quel che voglio, non valgo. Quindi siamo in una prospettiva per cui la vita non ha affatto sempre un valore assoluto, tant'è che quando parliamo ad esempio di eutanasia o di suicidio medicalmente assistito, quello che sembra un diritto, in realtà sotto a un'idea di uomo semplice, tu vali fino a che funzioni bene, quando non funzioni bene, non hai più salute, guarda che in fin dei conti non vali, meglio che tu non esista. Quindi la vita è concepita, comincia sotto, c'è un'idea di uomo per cui il valore è legato alla sua capacità. Appunto. Ora, io faccio parte della seconda categoria da sempre, si può dire, svelo questo, giusto per far capire come ci si può sentire. Io da essere umano, non da donna in questo caso, ma da essere umano mi sento fuori posto. Sì, ma siamo tutti fuori posto, Anna Paola, perché è un'astrazione questa idea. Ma chi di noi si autodetermina? Ma chi di noi può? La vita non è questa. Certo che l'autodeterminazione è un valore. Ma noi siamo limitati per il solo fatto che ci viene sonno la sera e non riusciamo e dobbiamo andare a dormire o perché dobbiamo mangiare. E guardi, mi fa un esempio particolarmente calzante in questo periodo. No, ma è nel senso che noi la vita invece è una dipendenza, cioè noi dipendiamo, siamo fatti da altri, guardiamo ad altro, dipendiamo da altro, e in questo sta la nostra grande felicità, come è stato da bambini dipendere dalla mamma e dal papà. D'altronde noi facciamo spesso questo esempio, benissimo, vale solo l'autodeterminazione. Beh, intanto cominciamo con spegnere i semafori in una città, ognuno fa quel che vuole, vediamo cosa succede. Cioè, sì, ognuno fa come cavolo vuole. Sì, in effetti sì, il rischio è un po' quello. Intanto diamo l'appuntamento dal 18 al 19 giugno presso il Pio Sodalizio dei Piceni in Piazza San Salvatore in Lauro 15 a Roma. Ma mentre l'ascoltavo mi veniva in mente, ma forse non sarebbe il caso che tornino in campo discipline come per esempio la filosofia, e non la cito a caso la filosofia, per riflettere sull'umano, insomma. Io penso di sì, è intesa non in senso astratto, ma proprio come dici tu, come riflessione sull'umano. Infatti in questi due giorni abbiamo invitato parecchi filosofi e pensatori, c'è il professor Zecchi, Stefano Zecchi, che molti non conosco. Sì, conosco dai suoi libri, ovviamente. C'è Claudia Navarini, c'è Roberto Presilla, c'è Francesco Botturi, della Cattolica, ci sono pensatori come Vittorio Possenti, il filosofo a Venezia, c'è Luciano, ma anche pensatori laici come Luciano Violante, come Antonio Polito, come il professor Orsina, perché intanto qui dobbiamo capirci, è un tema che ha a che fare con l'umano. Diceva Don Giussani che la prima grande rivoluzione oggi è la difesa dell'umano, ma in che senso? Nel senso che l'umano è o quello che abbiamo appena descritto, cioè solo la capacità di autodeterminazione, che è una cosa bella, essere ben chiaro, o è innanzitutto quella domanda di vero, di significato, di verità che portiamo nel cuore sempre, soprattutto quando c'è il limite. Allora, di quale umano parliamo? Perché se parliamo del secondo umano, che io credo che nessuno possa non capire, che abbia fede o non abbia fede, quando diciamo ma tu desideri la felicità, desideri il vero, desideri il giusto o no? Allora, benissimo, questa domanda si spegne forse quando c'è una difficoltà, quando qualcosa non va, forse si acutizza. Benissimo, allora se c'è questa domanda che non dipende dalle fragilità, la fragilità è la cosa più importante perché merita la massima attenzione e la massima cura, perché la vita ha un valore assoluto se la guardiamo per il miracolo che è. E quindi dobbiamo aiutarci a riaccendere questa domanda. Allora questi due giorni praticamente, che poi insomma, è semplicemente una domanda posta pubblicamente. Amici, andiamo a chiederci, quando discutiamo di tutto, di quale uomo, di figli di quale uomo, è chiaro che c'è il figlio dell'uomo, evoca in filigrana qualcuno che l'ha detto, ma quello con la F maiuscola, insomma, parlasse di sé come figlio dell'uomo.
E allora, bene, perché io ho sempre visto che anche per esempio quando abbiamo girato regione per regione sui temi dell'eutanasia, quando l'associazione Coscioni ha proposto 16 regioni in questa legge, e la domanda è posta così: ma tu quando, pensa a te, se dovessi ammalarti o che se un tuo caro ammalato, preferisci che sia abbracciato e curato o preferisci abbandonare, che sia abbandonato? Nessuno risponde alla seconda, ma è di questo che stiamo parlando, di quale uomo, a quale uomo ci rivolgiamo. Quindi io penso, noi pensiamo anche che se proviamo a riportare il dialogo in Italia e in Europa sulla concezione dell'umano, non tanto sulle sue conseguenze, dove ognuno ha la sua tesi e facciamo spesso come nelle curve degli stadi, il Milan contro Inter o Lazio contro Roma o così via, ogni esempio, gli esempi si moltiplicano, ma sulla concezione dell'umano è molto più, possiamo mettere anche Juve contro Torino, è molto più appassionante il dialogo, è anche molto più, come dire, misericordioso, paziente l'uno con l'altro, ma forse dobbiamo. Quindi questa questione del cambio d'epoca, che non partiamo da assunti preconcetti, che non ci sono più, ci è chiesto un tentativo di capire più anche per noi a quale uomo, come guardiamo noi stessi, con quale tenerezza guardiamo noi stessi, e su questo giudicare anche pubblicamente, per cui il nostro network praticamente si propone anche di fare delle proposte. Infatti ci sarà una parte, il 19, in cui noi, come stiamo facendo da molti mesi, anche con qualche risultato, perché diverse norme sono state introdotte nell'ordinamento a proposito delle cure palliative, piuttosto che delle scuole paritarie, perché a seconda di come guardi l'uomo cambia anche come pensi l'istituzione, come a cosa indirizzi la legge, perché noi... Ecco, Menorello, proprio su questo punto ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, poi riprenderemo proprio da qui, perché poi bisogna passare anche, come diceva lei. Ascoltiamoci un po' di musica. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Oh,
Eccoci qua, siamo di nuovo in onda, sempre qui su Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Siamo con Domenico Menorello della rete di associazioni Ditelo sui Tetti. Menorello, quindi il 18 e 19 giugno si elaboreranno anche delle proposte, dicevamo prima della pausa musicale, è così? Sì, certo, dopo aver lavorato insieme il 18 giugno per capire la matrice umana che c'è sotto tante pretese e la mentalità dominante, proveremo a fare noi delle proposte per un uomo tutto intero che sia sempre degno della massima attenzione. Ed è per questo che nella mattinata incontreremo, abbiamo scelto tre proposte, una per un sostegno alla fragilità anche dei anziani disabili, quindi verso un modello di supporto H24 che faccia levante sulle reti di welfare, perché è chiaro che in molte famiglie ormai ci sono enormi problemi determinati dalla malattie proprie di un'età che si è allungata e della solitudine, quindi va ripensato un modello di welfare che consenta di essere più vicino alle persone anche in queste situazioni. La seconda sarà un nuovo patto scuola-famiglia, cioè l'educazione come grande leva per la persona. È dagli anni 70 che non c'è una normativa per la partecipazione delle famiglie ai percorsi educativi. Abbiamo fatto alcune proposte al ministro Valditara, che sarà con noi per riscrivere il ministro dell'istruzione del merito. Sì, certo, perché famiglie e scuole devono diventare due alleati verso la persona. E oggi come oggi sono due realtà distanti, i rapporti sono formali, bisogna un po' riconvolgere le famiglie che sappiano di più che cosa si insegna a scuola, che possano di più a consentire a cosa si insegna a scuola, a cosa si propone a scuola, anche quando si propongono questioni come il gender, è necessario per la famiglia dia il suo consenso o lo neghi, e quindi un nuovo patto scuola-famiglia, sostanzialmente crediamo che sia il tempo, e l'abbiamo provato a scrivere e glielo il ministro è molto attento su questo, lo proporremo. E poi con il ministro Giorgetti proporremo la questione molto molto seria, ministro dell'economia, il fisco non in questo momento da decenni diciamo ha come proprio interlocutore sempre solo un soggetto pensato da solo, ma quest'anno invece noi vogliamo che il fisco possa considerare che quando c'è una famiglia il soggetto è la famiglia, quindi l'applicazione del quoziente familiare, quindi il reddito non può essere tarato come se uno vivesse da solo, deve essere tarato considerando che si mettono assieme le risorse e che quindi il reddito va pesato sulla base delle esigenze che i genitori, a cui i genitori provvedono per i figli. Quindi il quoziente familiare, a questo punto tanti sono i modelli, ma ci interessa relativamente, a me ci interessa che il soggetto divenga la famiglia, il soggetto fiscale divenga la famiglia e si esca da questo individualismo dell'ordinamento per cui pensa solo sì. Quindi queste tre proposte verranno presentate. Ci sarà una cosa molto interessante, per esempio sul tema degli anziani, verrà anche rappresentato che il 30% degli anziani sono non autosufficienti e quindi meritano quell'attenzione H24 come la disabilità di cui parlavamo, ma per il 70% sono autosufficienti e sono una risorsa largamente non utilizzata nel paese, perché sono assolutamente una fascia di persone che hanno un bagaglio di esperienze eccezionali e anche una voglia di comunicarlo, che va ripensato il loro ruolo nella società, rendendoli molto più attivi in termini di supporto alle famiglie, di supporto ai ragazzi, magari di accompagnamento allo studio. Spesso ci sono delle anche competenze eccezionali, quindi si pensa ad una rete che sappia, sia in grado di intercettare non solo di valorizzare i nonni nelle funzioni che svolgono già, ma anche chi non ha i nonni, possono esserci degli altri anziani che possono essere d'aiuto alle famiglie. Insomma, serve un villaggio per crescere una persona, dice serve lo spirito di quello che io chiamo lo spirito di comunità, che adesso non esiste più. È stata di provare a sbloccare, no? A rimettere in circuito queste straordinarie capacità che ci sono ancora e spesso non vengono utilizzate, cioè abbiamo una specie di pudore a farlo. Credo che se le istituzioni vanno in questa direzione, perché abbracciano quella concezione di umano tutto intero, possono aiutare molto che le risorse che ci sono vengano, come dire, viste, valorizzate. E qui abbiamo
È davvero, davvero Menorello ci ha fatto venire voglia di fare un salto a Roma, lo sa? Infatti. Approfitto per dire, avremo anche una bellissima serata, 18 sera, peraltro è un posto magico questo dei Piceni, che pochi conoscono, è un giardino interno, che poi Papa Sisto V donò ai marchigiani. Sì. E cosa ci sarà il 18 sera? Il 18 sera abbiamo una serata di musica e poesie, abbiamo il grande poeta Davide Rodoni che si alternerà con il cantautore Paolo Iannacci al piano e tromba. Davide Rodoni non l'abbiamo conosciuto. Sì, subito, valigie pronte, sacchi, sì, assolutamente. Subito. Davvero noi ringraziamo Domenico Menorello della rete di associazioni Ditelo sui tetti. Ricordiamo l'appuntamento il 18 e 19 giugno a Roma. E Menorello, grazie per essere stato con noi. Grazie per essere stato con noi, veramente. Ci hai illuminato. Come si dice. Grazie a voi, è stata una chiacchierata bellissima, un grande abbraccio anche a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, ecco. Grazie a lei. Anna Paola, la nostra mail è radiosperanza@diocesidipescara.it. Invece il numero di telefono? Il numero di telefono adesso è fisso, il 085 497 7630. SMS e WhatsApp 331 268 3300. E invece digitando Radio Speranza ci trovate su Facebook, mentre digitando Radio Speranza Pescara ci trovate su LinkedIn, YouTube e Instagram. Certo. Così come ci trovate anche nelle varie piattaforme streaming su radioitaliane.it, tunein.com, Radio Garden. Tutto quello che più volete. Ne ha più ne mette. Ricordatevi che siamo anche in DAB con gli 87.6 MHz. Abbiamo detto insieme, siamo dappertutto. Sì, vedi, sì, Anna Paola. Sì. Quindi cercateci. Cercate la nostra emittente, soprattutto. E in particolare, ricordatevi sempre una cosa. Finché c'è vita, c'è speranza. Ciao. Ricordatevi il podcast.